Salve a tutti e benvenuti al resoconto finanziario quotidiano del venerdì. Nvidia ha eclissiato Alphabet, società madre di Google, diventando la terza azienda statunitense di maggior valore, subito dopo aver superato Amazon e mentre gli investitori guardavano la prossima relazione trimestrale del chipmaker dominante nel campo dell'intelligenza artificiale. Il Giappone è inaspettatamente scivolato in recessione alla fine dello scorso anno, perdendo il titolo di terza economia mondiale a favore della Germania e sollevando dubbi su quando la banca centrale inizierà ad abbandonare la sua decennale politica monetaria ultraallentata. Il dollaro statunitense è stato cambiato in un range ristretto, mentre gli operatori di mercato cercavano di valutare quando la Federal Reserve avrebbe iniziato a tagliare i tassi di interesse, mentre i funzionari della Fed hanno valutato i dati sull'inflazione degli Stati Uniti. La coppia dollaro statunitense yen giapponese ha perso lo 0,4% nell'ultima sessione. Secondo l'indicatore Williams, siamo in un mercato ipercomprato. La coppia Bitcoin dollaro statunitense è caduta dello 0,8% nell'ultima sessione dopo aver perso l'1,7% durante la sessione. Secondo l'RSI stocastico, siamo in un mercato ipercomprato. L'ultima sessione ha visto l'oro guadagnare lo 0,5% contro il dollaro statunitense. Il MACD indica un'opportunità di selling. La coppia West Texas Intermediate dollaro statunitense è esplosa del 1,7% nell'ultima sessione. Il MACD sta dando un segnale buy che coincide con la nostra analisi tecnica generale. La vendita al dettaglio del Regno Unito sarà rilasciata alle 7.00 GMT. CFTC JPYNC Net Positions del Giappone alle 20.30 GMT. L'indice dell'industria terziaria del Giappone alle 4.30 GMT. L'indice dei prezzi al consumo della Francia sarà rilasciato alle 7.45 GMT. CFTC GBPNC Net Positions del Regno Unito alle 20.30 GMT. Michigan Consumer Sentiment Index degli Stati Uniti alle 15.00 GMT. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato del venerdì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo.